che torniamo noi ricominceremo il concerto con un pezzo che si chiama Mai più io sarò saggio, che abbiamo scritto 11 anni dopo i fatti di Genova 2001, dei quali siamo stati timidi coprotagonisti. Ci abbiamo messo 11 anni a scrivere questa canzone perché è difficile fare i conti con un periodo intero, e questa difficoltà il nostro governo, il nostro modello di sviluppo sceglie sempre di affrontarla nella maniera più veloce possibile, e in questo caso l'ho affrontata con 10 capri espiatori. Ci sono 10 compagni e 10 compagne del nostro movimento, compagni nostri, compagni vostri, che si devono dividere in 10, 100 anni di galera e tutte le responsabilità riguardanti quello che è accaduto a Genova. Questo è un vecchio modo di gestire la giustizia. Vorrei lasciare la parola ad un compagno che è sopravvissuto a questo modo di gestire la giustizia già una volta, e non a Genova 2001, ma nei lontani anni 70. Ladies and gentlemen, è qui con noi Oreste Scalzoni per parlarvi di alcune cose importanti che riguardano il metodo, la concezione stessa della logica del capro espiatorio. Vorrei dirvi, e ci sarebbero da dire tante parole, poi io sono un po' laconico, ma di tante cose si dovrebbe parlare, solo 2 minuti e poi ci rincontreremo. Vorrei dire, quando ci parlano di crisi, in realtà si scrive crisi e si legge guerra sociale. Guerra sociale dall'alto, che vogliono fare loro decidendo, loro affamando, loro facendo strame di conquiste, di anni di lotte, di speranze, e gli altri in un combattimento truccato con le mani legate dietro la schiena. Avete visto Genova? 100 anni per 10, diceva Luca, 100 anni per 10, e i 10, c'è chi ancora aspetta un nuovo processo, chi sta passando in giorni in galera, chi ha fatto obiezione nei confronti della galera, come gli obiettori la facevano nei confronti della coscrizione nell'esercito, e sta via. E poi hanno dato 6 anni a quegli altri compagni del 15 ottobre, e poi altri, e poi Massimo, e poi Maurizio e quelli della TAV. Vorrei solo aggiungere a questo, e non per allungare la lista e tirar fuori il fogliettino mio, per favore, un attimo, segnatevi un nome, tenetelo a mente. Sonia Suder è una compagna che ha 80 anni, a Francoforte, sta nel carcere speciale, in attesa di un processo per fatti delle rivoluzionarie Erzellen avvenuti tra il 1975 e il 78 del secolo scorso. Sonia e il suo compagno Christian Gauger, che è fuori solo perché cardiaco grave, vanno a processo a testa alta, e allo Stato che chiede di rispondere, di piegarsi, hanno opposto 30 anni di latitanza e poi di rifugio in Francia, poi li hanno estradati,
e adesso dicono: non vi dobbiamo, non siamo tenuti a rispondervi colpevole o innocente. È il silenzio, preferiamo di no, non ci abbastiamo a proclamarci innocenti, non ci lasceremo estorcere una confessione d'innocenza. Sonia Suder e Christian Gauger credo che ci riguardino tutti, perché l'idea che quasi 40 anni dopo uno Stato d'Europa, perché tutti si organizzano, l'Italia, la Francia, gli altri, per condurre una guerra sociale e preparano gli strumenti di controinsurrezione preventiva. Io non so bene, come non lo sapete voi, come facciamo a rovesciare il tavolo, come possiamo smurare qualche muro di prigione, come possiamo strappare delle bolle di libertà, di comunanza, di autonomia, ma ragioniamoci assieme, agiamo assieme, senza cadere nel fatto che oltretutto andiamo a mendicare il lavoro e dimentichiamo che il lavoro è il fondamento di questa immensa galera che ci stritola. Occorre rivendicare mezzi d'esistenza, occorre rivendicare la liberazione dell'intelligenza, della potenza, dell'energia umana da queste forme. L'utilitarismo capitalista scriveva nel Settecento gli spiriti animali del capitalismo, ma gli animali non sono così. Forse per spiriti animali intendevano la scimmia sulla schiena, il monk, manco. Questa è l'economia, la società, la politica che ci preparano, e noi, malgrado i tremori, le incertezze, il non aver chiaro dove si va, sappiamo però che così non vogliamo restare e che mi ribello, dunque siamo, è il punto di partenza di tutto. Lasciatemi dire, per Sonia Suder, Freiheit, libertà, liberté, libertad, le altre lingue non lo so, per Sonia Suder e tutti gli altri e le altre, e contro le galere. Oreste Scalzone, voglio.